Cari amici, benvenuti alla parola di Dio, la Bibbia ieri, oggi, domani. Bene, quest'oggi volevo condividere con voi uno studio dove il Signore Gesù stesso ci invita nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12, del verso 35. Gesù allora disse loro: la luce è ancora con voi per un po'. Camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. E il verso 36: mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli della luce. Ora, il Signore Gesù ci invita a ricevere la luce che è Egli stesso per poter diventare figli della luce. A questo punto è scoccato fuori uno studio. Vi faccio un sommario breve di quello che andremo ad analizzare in questo video e in quelli precedenti. La consapevolezza che noi siamo un vaso rotto. Ora, la parola di Dio, quando parla, che si rivolge all'uomo, usa a volte delle metafore. Dice che, anche come nel Salmo, dice che l'uomo è come un albero, e poi parla in altre parti della scrittura che dice che l'uomo è come un vaso. Ora, a me piace molto questa metafora del vaso, perché rende proprio l'idea di poter ricevere la luce che è Gesù Cristo. Quindi userò tre termini ebraici durante il corso di questo studio, che sono appunto il vaso, in ebraico appunto è kli, c'è un'altra parola però un po' più complicata, questo diciamo è più facile, quindi usiamo questa parola, anche perché fa proprio al caso nostro. La luce è hor, mentre il processo di restaurazione, perché noi siamo un vaso rotto, cioè nel senso che noi siamo peccatori, quindi questo vaso che siamo noi, un vaso di terra, essendo dei peccatori, è un vaso rotto, quindi separato da Dio. E quindi questa rottura del vaso, useremo il termine in ebraico sempre tikkun, quindi che significa letteralmente riparazione. Quindi la consapevolezza di essere un vaso rotto, quindi sapersi peccatori, la presa di coscienza che noi siamo separati da Dio, la consapevolezza che noi siamo peccatori, con presa di coscienza che si è separati da Dio, genera il processo di tikkun, ovvero siamo dei vasi rotti che di conseguenza non siamo in grado di sopportare la luce di Dio, cioè Gesù Cristo. Adesso vi spiego che cosa significa questo sopportare. Quindi Gesù Cristo è la luce del mondo che illumina ogni uomo e donna. Gesù Cristo è l'unico che può dare la vita eterna, è la luce della vita, letteralmente. Per avviare questo processo tikkun, il primo passo concreto e reale è il ravvedimento. Uguale tikkun, letteralmente in ebraico abbiamo detto è riparazione, correzione, che porta al passo concreto e reale appunto del ravvedimento, per poter essere, diciamo, quel vaso nuovo, pronto, conformato per ricevere la luce, or che Gesù Cristo. Bene, a questo punto io vorrei partire subito con questo breve studio, che l'ho diviso in quattro articoli. Il primo articolo è la creazione e caduta dell'uomo, e poi parliamo appunto dell'anatomia del peccato originale, perché come abbiamo detto prima, noi dobbiamo avere la consapevolezza che siamo un vaso, quindi clì, questo clì che Dio ha creato, l'uomo, vaso fatto di terra, ma che purtroppo attraverso la disubbidienza dei nostri progenitori Adamo ed Eva, tutta l'umanità
vive oggi, o meglio giace oggi, nella disubbidienza. Questa disubbidienza purtroppo genera in noi di conseguenza peccato su peccato, chiamata appunto i cosiddetti peccati del mondo. Allora, leggendo il libro della Genesi, chiaramente non vi leggo tutto il capitolo 1, il capitolo 2 e il capitolo 3, perché per capire bene che noi siamo peccatori davanti a Dio, cioè l'essere umano è peccatore davanti a Dio, anche se si impegnasse di fare tutte le opere buone del mondo, rimane sempre nel peccato. È come un vaso dove diciamo, vuole essere un vaso rotto che vuole essere destinato ad uso onorifico in un, che ne so, in una stanza, o metterci una pianta dentro qualcosa, poi però se è rotto e ribucato, ogni volta che si mette l'acqua fa acqua di tutte le parti, quindi in poche parole non svolge bene la funzione, diciamo, di quel vaso. Giusto per fare un esempio, quindi noi possiamo essere buoni quanto vogliamo, ma davanti a Dio siamo sempre quel vaso rotto che non può essere destinato ad un uso onorifico. Quando parlo ad uso onorifico, sto parlando di ricevere la luce di Gesù Cristo. Gesù Cristo non può abitare in un vaso rotto se prima questo vaso appunto non è restaurato, cioè prima, se non, come dire, se non si ravvede, e quindi se non si pente davanti a Dio per essere appunto conformato, per ricevere la luce che è Cristo Gesù. Chiaramente prima ho fatto un esempio, sicuramente non si addice, di quel vaso che dentro va la pianta, poi si mette l'acqua, esce fuori, giusto per far capire il contesto, che non siamo giusti davanti a Dio. Allora, il paradiso perfetto in Eden, Dio spiega per mezzo della sua parola nella Bibbia e quindi nel libro della Genesi, e quindi sto parlando in particolar modo in Genesi dal capitolo 1 verso 20 e 30, ci sono quattro cose importanti in questo giardino dell'Eden, letteralmente in ebraico significa delizia, paradiso. Il punto 1 è che Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, e non è poco. Secondo punto, Dio dà il potere a ogni, diciamo, di dominare su ogni vivente, su ogni essere vivente presente sulla faccia della terra. Terzo, Dio benedice quell'umanità, Adamo ed Eva, dandogli tutta la terra a disposizione. E poi chiaramente gli dà il cibo, quindi l'uomo a questo punto ha tutto, ha tutto. Il secondo punto invece che andiamo a vedere adesso è che Dio, una volta che ha creato quel, diciamo, quel posto, quel paradiso nell'Eden, appunto la delizia, Dio pone un limite, un divieto. Io lo definisco il comandamento primordiale, è il primo ed unico comandamento che Dio ha dato all'uomo prima che peccasse, per dargli questo bene eterno. Adesso andiamo a vedere che cos'è questo comandamento primordiale. Comunque lo trovate in Genesi al capitolo 2, versetto 16, quando dice: io ti do tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non lo toccare, perché nel giorno in cui tu ne mangi del frutto di questo albero, tu certamente morirai. Così Dio ha detto, così è successo, e purtroppo la morte e il peccato originale sono entrati nel mondo. Quindi a questo punto c'è la disubbidienza, la violazione. Quindi Genesi capitolo 3 verso 16: attraverso il libero arbitrio l'uomo decide da sé di disubbidire a Dio, e quindi il creatore a questo punto rispetta la privacy della sua creatura. Quindi Dio non ci ha creati come dei robot. Dio ci ha detto quello che è buono e quello che è male. L'uomo doveva solo decidere se doveva vivere
eternamente in quel contesto alla presenza di Dio nell'Edene, nel paradiso, oppure disubbidire a Dio e purtroppo morire. Conseguenza della disubbidienza. Vediamo sei punti fondamentali. Cosa è successo realmente da quando l'uomo e la donna, quindi Adamo ed Eva, hanno disubbidito a Dio? L'armonia tra Dio e l'uomo è infranta. Genesi 3, verso 7. Cosa subentra? La prima cosa che subentra è la vergogna e paura, panico nei confronti del Creatore. Genesi 3, 10. Punto 3. L'unione tra uomo e donna è sottoposta a tensione. Genesi 3, 11 a 13. Punto 4. I loro rapporti saranno segnati e sono segnati da concupiscenza, tendenza e asservimento. Genesi 3, 16. Punto 5. A causa dell'uomo la creazione è soggetta alla schiavitù della corruzione. Romani capitolo 8, verso 20. Punto 6. Infine, la conseguenza della disubbidienza, l'uomo tornerà in polvere, dal quale è stato tratto, Genesi 3, 19. La morte entra come protagonista nella storia dell'umanità, Romani, capitolo 5, verso 12. Quindi, come possiamo vedere, dalla disubbidienza dell'unico comandamento che Dio Creatore ha dato ai nostri progenitori, Adamo ed Eva, è subentrato la morte e la corruzione del peccato in tutti gli esseri umani e addirittura nella creazione stessa. Tutta l'umanità è coinvolta nel peccato di Adamo. È inutile che dici io sono buono e sono bravo. Tutti, anche appena nati, siamo concepiti nel peccato. Dopo il peccato originale, il mondo è reo di peccato, letteralmente invaso dal peccato. Adesso vediamo concretamente nella vita di tutti i giorni, in ciascuno di noi, cos'è che consiste questo peccato originale. Perché spesso si sente parlare di questo peccato originale e qualcuno addirittura l'ha trasformato come una favola.